Amici di Striscia, oggi mi trovo davanti alla sede del Parco Pineta, al confine tra le province di Varese e Como. Perché dovete sapere che negli anni ci siamo già occupati più volte dello spaccio in questi bellissimi luoghi. L'ho fatto io, ma anche Raja e la sua troupe. Così come il nostro 100% Brumotti. Ma la situazione purtroppo non sembra essere cambiata. Anzi, spesso capita che questo problema alimenti altri tipi di illegalità. E oggi vogliamo focalizzare l'attenzione proprio su questo. Siamo veramente invasi da persone che si muovono nei nostri territori per venire soprattutto ad acquistare sostanze stupefacenti nelle zone boschive. In questo pendolarismo ci sono tutti quegli episodi che attorno al tema droga capitano. Ci sono i furti, ci sono i vandalismi, ci sono le persone importunate e fermate per strada, chiedono l'elemosina per poi andare a consumare sostanze. Queste persone in stato di confusione, di alterazione, guidano, sono sulle nostre strade e questo ci rende davvero preoccupati. Così abbiamo voluto controllare con i nostri occhi e questo è quello che abbiamo registrato. Ovunque troviamo vetrine rotte, a terra siringhe e aghi, pipette per fumare il crack e bottiglie di ammoniaca per cucinarlo, oltre a biciclette rubate e abbandonate lungo la strada, cumuli e cumuli di spazzatura abbandonata. Evidentemente le prime vittime di questa situazione sono i cittadini e i commercianti. Sono tutti un po' su filo là, perché per esempio alimentari sono entrato dentro. Il decimo furto che subisco in 30 giorni, entrano, fanno dei grandissimi danni e si preoccupano solo di portar via della monetina o del denaro e non toccano nient'altro. Tutto chiaro, e questi commercianti ci hanno fornito un bel po' di materiale video a supporto delle loro affermazioni. Guardiamolo insieme. Vedete? Il ladro entra forzando la porta e guardate cosa prende. Solo il cassetto delle monete della cassa, e questo succede tutte le settimane da 2 mesi a questa parte. Nell'ultimo furto, di pochi giorni fa, per prendere pochi spicci, i ladri distruggono completamente la porta. E cosa ci dà la certezza che a commettere i furti siano proprio consumatori di droga? Perché ce lo dicono proprio loro. Gente che entra nelle case di Varese. Ah, qua c'è gente che entra nelle case. No, aveva preso un orologio e 450 euro di soldi. In una casa qua? Sì, mi servirebbe un po' più. Io lo rubo in giro, rubo i supermercati. E purtroppo l'esasperazione a volte può portare a situazioni rischiose. Ascoltate perché. Gli abitanti e i commercianti si stanno organizzando di creare ronde private che non vanno bene assolutamente. Secondo me potrebbero creare anche dei grossi disordini, perché sappiamo benissimo che la gente che spaccia è disposta a tutto ed è armata. Chiaro, la giustizia fai da te non può risolvere il problema, e allora quale potrebbe essere la possibile soluzione? Il nostro problema è la carenza di personale di controllo del territorio. Potrebbe essere sufficiente un finanziamento ulteriore per poter mettere in campo le vostre forze, almeno per iniziare a provare a rimediare a questa situazione qua? Sì, può essere sicuramente d'aiuto. In sintesi, questi tre paesi sono sotto scacco da un giro di droga sempre più presente che evidentemente alimenta altri tipi di reati e crea un malcontento generale. Non ci resta che andare a parlare con il prefetto. Venite con me. Come si può risolvere, se si può risolvere, questo problema? Ci sono due iniziative in corso. Una è sul fronte della repressione. E già da aprile-maggio le forze dell'ordine interprovinciali di Varese e Como hanno continuamente delle operazioni al Parco della Pineta. Sul fronte della prevenzione chiameremo intorno a un tavolo anche le aziende sanitarie, il Parco della Pineta, i comuni, la regione, le associazioni e anche le stesse guardie venatorie del parco per, come dire, rioccupare con iniziative ordinarie e straordinarie il territorio. È possibile pensare di poter prevedere altri finanziamenti che possono permettere a loro di aiutarli in questa attività? Stipuleremo una convenzione proprio nella direzione di favorire gli straordinari da parte delle polizie locali con un finanziamento a carico della regione. Facciamo così, prima della fine di Striscia io la richiamo e vengo a vedere a che punto siamo arrivati. Rimaniamo così, metto il fiocchettone qua accanto. Certo. Prefetto, la ringrazio. Grazie a lei. Amici di Striscia, come avete capito, torneremo a parlare di questo argomento. Per adesso, e solo per adesso, questo è tutto. Max Lodadio per Striscia la Notizia. A voi studi.